momento bellissimo e anche unico per Kakuri, penso. Non abbiamo mai ricevuto un'autorità straniera. Dobbiamo ringraziare l'associazione Sabir comunque che ci ha fatto da tramite e con vero piacere che per quanto riguarda l'Accademia dei Kakuriani e il Premio Letterario Kakuri che do il benvenuto al governatore della regione di Tunisi, e questo è un segno di quel progetto che stiamo perseguendo da tempo rispetto alla cultura e al territorio. In Italia questi tipi di eventi sono sempre stati visti un attimino con un po' di ritrosia nel passato, ma questo fatto di ampliare l'offerta culturale all'interno di un bacino del Mediterraneo, non più solamente italiano, ma andare oltre il Mediterraneo, comincia a diventare uno spunto maggiore anche per quelle che saranno le mete future, no, che vogliamo raggiungere. Speriamo che questa collaborazione e questo gemellaggio culturale che è nato tra Kakuri e la città di Sidi Bou Said e adesso a maggior ragione con la regione di Tunisi possa portare un contributo e un valore aggiunto a tutte le opere, a tutti i nostri desideri futuri. Io la ringrazio da parte mia e da parte della nostra associazione, la invito a restare con noi più tempo possibile e a ritornare appena possibile, magari portando qui i suoi colleghi, i suoi collaboratori e quant'altro. Grazie. Allora, buonasera governatore, a nome di tutta la mia comunità le do il benvenuto. Siamo onorati della sua presenza perché è fondamentale sottolineare il fatto che una regione così importante come quella di Tunisi abbia inviato un suo alto esponente in un comune così piccolo come Kakuri. Nel corso di queste giornate ha avuto modo di incontrare vari esponenti politici a livello sicuramente sovracomunale e quindi cominciare a intessere dei rapporti di amicizia, di cooperazione e di collaborazione. Che mi auguro assolutamente proficui per il futuro, con la regione Calabria per intero. Con la regione Calabria per intero. Quindi io non posso far altro che dirle, comunicarle l'onore che la mia comunità ha avuto con la sua presenza qua e soprattutto l'orgoglio nel pensare che questo piccolo paese. Della Presila abbia poi dato l'inizio, abbia dato l'input a quello che può diventare veramente un grande percorso di sviluppo, di collaborazione fra due continenti addirittura, che già a dirla così fa paura. Non sono due regioni, due stati europei, ma parliamo di due continenti. Io ringrazio il premio, ringrazio tutta la comunità di Kakuri perché per la crescita costante. Che sta avendo dal punto di vista culturale e sottolineo ancora nuovamente con orgoglio che questo nostro paese di soli 1.700 abitanti è oggi veramente il centro del Mediterraneo, il punto di incontro fra due continenti, fra due culture. Che sono molto più simili sostanzialmente di quanto non. Cioè li accomuna molto più di quanto non le divide. Durante la mia visita in Tunisia sottolineavamo il fatto che noi calabresi siamo molto più simili ai tunisini.
che non ai tedeschi oppure al nord Europa. Quindi noi veniamo da una cultura che ha considerato per secoli il Mediterraneo Mare Nostrum ed oggi, a cominciare da Calcoli, ci riappropriamo di questo valore, perché il Mediterraneo non è un'estensa semplicemente geografica, fisica, ma è soprattutto un insieme di valori, un insieme di cultura, di tradizione, quindi ce ne riappropriamo e siamo sicuri che partendo da quelle potremmo andare molto più avanti. Buonasera a tutti, Narzana Arabi, donc أول حاجة ساعة نحب نعبر على فرحتي الكبيرة في وجودي بين تقريبا صرنا تو كأنها عائلة. All'inizio vi ringrazio, grazie a tutti, vuole esprimere la sua gioia d'essere tra di voi. Diciamo come stare in una famiglia, veramente una famiglia, quindi siamo accolti come membri della famiglia. ونحب بالمناسبة نحيي كل سكان كاكوري كما قلت البارح وكل مسؤوليها اللي معناها في الاستقبال الشالوري اللي استقبلوه لي وما نجم كان نحييهم ونحب نحييهم تحية كبيرة برشا. Saluto anche tutta la cittadinanza di Kakuri, l'amministrazione comunale con Sindaco. il sindaco e il presidente e gli organizzatori del premio letterario per l'invito. كما زاد أكدت مدام السيدة الرئيسة هو أنه انطلاق التعاون هذا كان بين بلدية كاكوري وسيدي بوسعيد وحبينا نقدموا به أكثر هو أنه يمشي بين ولاية تونس وريجيون كامل ونزيدوا ندعموه لما لا أنه يولي معناه نموذج للعلاقات بين الجمعيات أو بين الدول أو بين الولايات اللي موجودة. Cioè, un onore anche che vediamo, cioè, una collaborazione che parte da piccolo, diciamo, dal comune in sé, per arrivare a ampliare la cooperazione tra regione e in più anche a alti livelli ministeriali, perché questo è il nostro obiettivo. E speriamo che saremo un modello a altre regioni del Mediterraneo che seguiranno la nostra strada. ونحب نزيد ناكد زاده على تجديد وتمتين العلاقه بين المنطقتين بين كركوري وبلديه سيدي بوسعيد ومن وراها ولايه تونس ونحب تتزايد الزيارات هذه هما انفيتاسيون زاده مفتوحه لكل المسؤولين انه يعاودوا يجيو بحذانا الغديك مع جروب من كركوري نرحبوا بهم ونفرحوا بهم. Voglio anche sottolineare che la collaborazione tra tutti e due comuni, Sidi Bou Said e Kakuri, che vogliamo che continuerà questa collaborazione e noi come governatorato cerchiamo di appoggiare la loro collaborazione e in più anche dei scambi, come è stato già durante il mese di aprile, e di fare altri visite. Ringrazio di nuovo tutti i partecipanti, tutta la cittadinanza e il sindaco e il presidente. Grazie.
aggiungere qualcosa. Continuiamo da presidente dell'associazione di San Dio. Volevo giusto sottolineare un po' il momento, secondo me l'importanza è anche il momento storico particolare in cui avviene questo incontro, nel senso che di solito questi incontri istituzionali a questo livello non accadono mai in piccoli borghi come sta accadendo qui a Caccuri. Sono incontri e cooperazioni che avvengono nelle capitali a livello ministeriale, quindi è veramente un fatto unico che un governatorato, tra l'altro quello in cui si trova la capitale, si è avvenuto in un paesino, come sottolineavamo prima, di 1700 abitanti. Non solo, Messie Saoudi ha avuto l'incarico dal primo ministro tunisino di stringere relazioni che vadano al di là del rapporto regionale, che quindi vadano anche a livello nazionale. Questo vuol dire che Caccuri è stata proiettata immediatamente a un livello di cooperazione internazionale che è veramente unico, visto... che noi vorremmo avere come associazione neonata è quello di essere dei facilitatori di questa collaborazione. Allora, l'associazione San Dio, per chi ancora non lo sapesse, è un'associazione veramente appena nata, ci conoscete perché organizziamo il Kids Festival in Italia, quindi siamo nati attraverso il Kids Festival, ma il Kids Festival non è che la prima tappa di quello che vorremmo fare e vorremmo realizzare. E la Calabria può veramente avere un ruolo fondamentale nel Mediterraneo, perché siamo al centro geografico e ideale, quindi dovremmo veramente essere protagonisti e quindi prenderci anche la responsabilità di diventare protagonisti di questa cooperazione. Ora l'associazione civile di Caccuri ha preparato un omaggio per il governatore. Presidente della protezione civile e la consegnare un ricordo che rappresenta il paese di Caccuri, è il simbolo della nostra associazione, e siamo convinti che questo è un buon inizio per una collaborazione proficua su vari fronti. E rispetto, come dicevo poco prima, Manuelita, un momento molto particolare per i popoli della terra, e noi stiamo in qualche modo dando un messaggio di pace e di collaborazione tra popoli. كلمة لأنه حبيت نأكد مرة أخرى حاجة قلتها بينو وقلتها كلبي إنه جسدين يا ترابايز اللي قاعدين يقدموا فيه تاع المتطوعين هذوما لأنه عمل معنا إنساني كبير بتشوف أشخاص اللي من وقتهم من اهتماماتهم من فلوسهم من عائلتهم لاحظ إنه مونتاليتي أخرى وتفكير كبير برشا وجوك يمكن نحييهم. Volevo sottolineare un'altra volta, come ha parlato già con Pino, come ti ha nominato Pino, che l'associazione di volontariato della protezione civile l'ha preso veramente col cuore, perché un'associazione che non l'abbiamo noi a Tunisi, ma sarà un esempio a portarlo, un'idea a portarli all'associazione tunisini per fare un modello, e sicuramente cercherà di continuare anche con voi una collaborazione, perché no, portare il vostro know-how anche a Tunisi, il modo come lavorate, come collaborate. Il messaggio è vivere in armonia tra i popoli, è un'obbligazione. Il è anche la cooperazione per il bene comune. La protezione civile di Caccuri ha messo i capelli soli con l'amicizia senza frontiere.